Oggi ho bisogno di parlarvi di alcune questioni molto delicate, di cui ho tanto parlato già in campagna elettorale. La complessità del momento storico, l'emergenza Covid che viviamo, impongono delle scelte di responsabilità. Durante la campagna elettorale ho appositamente parlato di toni pacati, di unità, di fare comunità, di confronto costruttivo. Prendo atto in questi giorni che come se la campagna elettorale continuasse, che ci si ostina ad alimentare un clima da tifoseria. Io credo che questo dovremmo superarlo con un po' di buona volontà, evitando esternazioni errate e commenti sulle esternazioni errate, perché tutto questo alimenta rabbia e rancori che noi vorremmo superare. Vorremmo superare per una semplice ragione, perché è un tempo, come dicevo, difficile, che ha bisogno dell'unità, di rivendicazioni unitarie. E per questa ragione ho chiesto di poter invertire un metodo di lavoro, che è quello di poter lavorare unitariamente, non distinguendo più maggioranza e opposizione nelle rivendicazioni da fare, per esempio, al governo della regione. La logica che stiamo introducendo fin dalla campagna elettorale mira semplicemente a questo. E allora vorrei dire che cosa stiamo facendo per l'emergenza Covid. Stiamo intanto chiedendo a tutti i sindaci della provincia di fronteggiare questa emergenza non nella guerra fratricida fra comunità diverse. Il problema è della comunità trapanese. Servono, secondo le proiezioni dell'assessorato alla salute del governo della regione, almeno 200 posti letto nella nostra provincia. E allora il primo punto non è quello di fare rivendicazioni sui social e basta, come purtroppo è accaduto fino a poco tempo addietro. Bisogna convocare la conferenza dei sindaci. Questo ho chiesto e ottenuto. Ci sarà anche l'assessore alla salute e allora la comunità cittadina, maggioranza e opposizione, come ho detto più volte, deve prepararsi a quell'appuntamento con una rivendicazione unitaria. Intanto cosa ho fatto e ottenuto? Ho ottenuto di poter tenere aperto il pronto soccorso, perché nella precedente esperienza, quando avevamo il lockdown in tutto il paese, non c'erano magari incidenti stradali, non c'erano le emergenze che potrebbero esserci oggi e quindi il mantenimento del pronto soccorso, del punto nascita, di alcuni reparti è assolutamente indispensabile. Quindi l'ospedale Paolo Borsellino non sarà per intero convertito come è accaduto durante il lockdown. Siamo riusciti ad ottenere che si salvaguardassero alcuni reparti. Occorre andare oltre però, occorre fare in modo di poter coordinare anche un'azione dei controlli sul territorio in una stretta collaborazione fra una coscienza civica e lì facciamo appello alle scuole, in queste ore stiamo promuovendo un altro spot istituzionale per scaricare l'app Immuni e contestualmente dobbiamo contrastare i comportamenti irresponsabili. Da una parte chiedendo anche la collaborazione dei titolari dei wine bar, dei pub, dei ristoranti, dei bar, in maniera tale che si studino soluzioni che concerteremo insieme anche in questo caso, incontrandoci così come abbiamo cominciato a fare in queste ore.